Oggi per l'iniziativa Scrittore Emergente Meritevole ho scelto un romanzo che è assolutamente di parte. Io lo voglio dire subito prima che qualcuno dica «Ah, ma non è giusto perché questo autore è un autore con cui hai collaborato». Sì, questo è un autore con cui ho collaborato, con cui ho fatto un editing di 6 mesi. Proprio per questo motivo, siccome ho avuto modo di conoscere questa persona e di aiutarla nel tempo a migliorare tantissimo il suo romanzo, sono fiera e felice di parlarti della sua creazione. Il romanzo è questo, Da qui è incredibilmente bello, di Elia Mercanzin, primo romanzo dell'autore, quindi primo romanzo di Elia. A livello proprio grafico, come prodotto libro, è un libro che è stato pensato benissimo, vedete anche è elegante, è bello, il cartaceo è bellissimo, anche l'interno è molto bello, quindi è stato fatto un lavoro veramente raffinato su questo romanzo. Direi che è difficilissimo distinguere il lavoro di Elia da quello di un romanzo che trovi in libreria, perché ha assolutamente creato un prodotto veramente di qualità. Oltre al fatto di essere esteticamente un bel prodotto, il romanzo è veramente bello dal punto di vista del contenuto. Questa è una storia particolare, profonda, che ci parla di due tematiche importanti. La prima è l'eredità, e non un'eredità di tipo economica, ma un'eredità di natura umana. Chi siamo noi veramente? Da dove veniamo? Quali sono le memorie che riguardano veramente noi stessi? Quali memorie invece ci portiamo dietro legate alla nostra stirpe, alla nostra famiglia, ad alcuni segreti del passato, per esempio. E poi è un romanzo che ci parla di destino. Esiste davvero il destino? È davvero il caso che muove ogni nostra scelta, ogni nostra decisione? Oppure c'è qualcosa di più profondo, di più concreto, di più ancestrale che muove le nostre mani, i nostri occhi e i nostri passi verso una direzione piuttosto che verso un'altra? Questa è la storia di un amore tra due persone molto diverse tra di loro. La storia di Giulio e la storia di Sofia ovviamente ad un certo punto si incroceranno, e da questo loro incrocio, da questo toccarsi, nasceranno tutta una serie di riflessioni sul senso stesso della felicità, sull'equilibrio, sul destino e su cosa la vita davvero ci riserva, per quale motivo ci attraiamo e ci respingiamo come esseri umani e continuiamo a farlo fin dall'albore dei tempi, cioè fin da sempre. Quindi è una storia che cerca di spiegare in che modo funziona la legge di attrazione e in che modo un essere umano debba lavorare su di sé, debba superare certi limiti, evolversi prima di arrivare a definirsi davvero felice e a costruire un qualcosa che lo renda fiero e libero da tutto quello che lo circonda. Ecco, questo è il romanzo che io consiglio a chi pensa di lasciare che la vita sia tutto lasciato al caso, che siano appunto i segni che ci parlano e che sia il destino a decretare le nostre decisioni giorno dopo giorno, e a chi pensa che non sia importante conoscere il proprio passato per andare verso il proprio futuro.